No, no, dai, dai così piano. Oh, dai, fai più piano. Sì, sì, dai così, dai. Oh, oh, dai piano. Dai che può tornare mio marito. Oh. Dai, zitto. Dai che possiamo svegliare i bambini. Oh, sì, così no. Oh, ah, 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 sì, 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 dai, dai, ah, ah, ah. Com'era? Teniamo questa con il rantolo della prima che ti era venuta meglio. Allora ho finito? Sì, sì, puoi andare, puoi andare. Grazie. Arrivederci a tutti. Ciao Bruno. Ciao Alice. Non si fa. Non difenderti con l'innocenza che tra l'altro non hai. E non chiedermi di fare senza, finiresti nei guai. Possiamo parlare con i direttori? Se vuole, dice a me, io le posso dare. Guardate, in questo che fai a governo, no, le case di a governo, sono qua già, a governo, ma sono qua già, con voi, ciao. Sì? Dottor Saverio, scusi, c'è un piccolo problema, può venire un attimo di qua? Vabbè. La settimana dei problemi, questa. Che è successo? Eh? Buongiorno, sorelle. Di che si tratta? La tarota ci giuro ci remi. E già camano le qua. A come sono le qui. A come sono di me qua. Me qua di me di là. Adesso tu giuro ti vai. Lui le fai soffrire. E già camano le qua. Ti remi. Vuoi fuori lungo? Noi abbiamo gravi dimostrazioni da fare. Vostra agenzia, non buona agenzia. È il gruppo venuto dall'Uganda, soggiorno una settimana. Itinerario C, conclusione oggi con udienza dal Santo Padre. Ma perché nostra non buona agenzia? Noi venite da Uganda per Papa, ma Papa oggi non c'è. E dove, Papa? Uganda. Così, de colpo? Ma non leggete l'Osservatore Romano? Vabbè, si vede che ci è sfuggito. Il mio cognato che l'ha organizzato sto viaggio non lo sapeva. Sorelle, noi chiedere scusa a voi, perché questa agenzia ha due direttori. Io direttore Europa-America, mio cognato direttore invece Africa-Asia, lui ora. Quindi un po' di confusione. Comunque adesso noi rimediamo. Un momento, eh. Scusate, un attimo. Che
Arcadia, dov'è mio cognato? Ha chiamato dicendo che non veniva, forse nel pomeriggio. Beh, vabbè, ma non si può andare avanti così, porca miseria, non ci sta mai, poi quando c'è mi combina dei casini. Adesso, per esempio, è arrivato un gruppo dall'Uganda per vedere il Papa, è uscito fuori che il Papa sta in Uganda. Ma quelli se restavano là, c'avano sotto casa, no? Lei lo sa che il dottor Filippo non si sente molto bene in questo periodo. E vabbè, sicura, come se fanno cura a tutti. Lo sai cosa ci perdiamo con questo scherzo sotto la faccia? Eh? Che questi vogliono restare qua a Roma a spese nostre fino a quando il Papa non torna. Hai capito? Che poi quando torna non si sa. Quando torna? Boh. Mistero della fede. Ma è una cosa, guarda, è una cosa. Ciao, amore. Ciao. Che è successo? Una tragedia. Come una tragedia? Vieni, vieni. Una tragedia di che? Che è successo? Ma che, sta in coma? Ma no, no. Tutto bene, papà? Ciao, Maria. Sì, vabbè, va. Le fregnacce che dice. Saverio, guarda che papà non c'entra niente. Gigliola, vieni qua, vieni. Gigliola? Vieni. Ma che è successo? Ma che è sto funerale? Mamma ha scoperto che papà c'ha una storia con una. Filippo? Ma non scherziamo, dai. Ma che dici? Ieri papà se n'è andato di casa, ora sta un residence, era questo che volevi dire. Ma questo è abbandonare il tetto coniugale. No! Veramente la mamma che l'ha cacciato. Che cosa dovevo fare? Che cosa dovevo fare? Vabbè, ma che dici? C'è quel traduttore qua, eh? Ma tu non ne sapevi niente? Ma io niente, per me è un fulmine a ciel sereno. Ma ha combinato sì qualche casino nel lavoro, ma mai avrei immaginato una cosa così abominevole, mai. Ma chi è sta troia? Dice che si chiama Alice. Classico nome da mignotta, classico. Per questo c'è pure Alice nel paese delle meraviglie. Beh, adesso non stiamo a divagare con le favole, ma quando te ne sei accorta? Quando? Guarda. Che? L'avevo nascosto dietro una teccani. L'ho scoperto Chiara. Stavo facendo una ricerca e chi cerca trova. Vabbè, comunque questo non prova niente. Dai, potrebbe anche essere un pensiero per il vostro anniversario di matrimonio che se non erro è fra qualche giorno, no? Quindi non mi sembra tutta sta gravità. Leggi dietro, leggi dietro! Ad Alice, perché questo tempo non passi mai... Phil. Col PH, come Phil Collins. Saverio, tu sei l'unico che può farlo ritornare a casa. Ma quello ci torna da solo a casa, dai, ma lo conosco da quando era ragazzino così. Ma poi è un uomo che ha una sua etica, una sua morale, anche un suo senso religioso della vita, sai. Quello secondo me non sta male, sta malissimo. Di quello che non dormi mai, voglio una vita, la voglio piena di guai. E poi ci troveremo come sta, a bere il whisky al Roxy Bar. Ognuno col suo ragno, ognuno la voglio piena di guai. Poi ci... Filippo, apri sta porta. Apri questa porta! Dai, forza! Yeah! Guarda che io non ci torno a casa, sai? Perdi tempo te e lo fai perdere pure a me. Perché io ho capito tutto, sai? Hai capito? Io sono felice così, io voglio vivere, io sto bene, anzi, sto benissimo. Vediamo un po' quanto stai bene. Due ore fa tua moglie si è tagliata le vene. A chi, Gigliola? Sì. No. E tua figlia Chiara? Chiara. Che ha fatto Chiara? Che ha fatto? Acido muriatico. No. Sì, sì, ha tentato. Poi ha tentato pure la varecchina. Ecco, niente, te lo di questo. Godi della vita. Ciao. Ciao. Fermati, vieni qua. Ma come stanno? Fuori pericolo, per fortuna tua. Dio mio, ti ringrazio. Ma dove stanno? Al pronto soccorso? Certo. Dimmi dove sta, che ci va. Dove vai, con sta cresta di Carlo? Dove vai? Dove vai? È meglio che non te fai vedere. Che t'ammazzano quei due. Che casino che ho combinato. Ma che pretendevi, che stappasse una bottiglia di champagne, eh? Ma perché io non c'ho diritto a essere capito? Ma se nemmeno io ti capisco. Io che sono il tuo migliore amico. Ma chi sei diventato? Il diavolo, Satana. Ma chi sei? Oh, ma dov'è il Filippo d'una volta? Il Filippo al quale io feci da testimone il giorno delle nozze. Il Filippo che giurò eterna fedeltà alla famiglia. Quella famiglia che è la base della vita, come diceva Don Luigi Sturzo. Te lo ricordi, Don Luigi Sturzo? Te lo ricordi? Tu dovresti ricordarci, hai fatto una tesi di laurea, eh? Senti sto passo.
di Don Luigi Sturzo. La famiglia è alla base della vita e la vita è molto spesso anche sacrificio. Noi della Democrazia Cristiana... No, qua il partito non c'entra. Comunque sia, Sturzo o non Sturzo, tu sei un grandissimo stronzo, va bene? Perché hai perso la faccia, hai perso la moglie, hai perso la figlia, hai perso un amico. E tutto questo per che cosa? Per una stracciacula da quattro soldi, dai! Scusa? Sì, sì, quello che ho detto. Non ti devi permettere, non quello ti devi permettere! Detto. Non ti devi permettere! Tu non la conosci, tu non la conosci, tu non sai l'intelligenza, tu non sai la simpatia, l'allegria. Sai, quando te guarda, è una cosa... non è una donna. No, è che è? Un'aliena, che è? Ma che è una monaca? Ma questa è la nostra monaca. Ti ricordi quel giorno ci dovevi andare te a scegliere le modelle? Poi... E adesso è pure colpa mia? No. No, questo volevi dire? No, no, io ti ringrazio invece. Io ti ringrazio, Saverio. Perché, Saverio, io me ne fotto. Io me ne fotto di te, di Don Sturzo, del partito, di mia moglie, di mia figlia. Ma che se ne bevesse una damigiana di varichina, va bene? Io voglio vivere, Saverio, io voglio vivere, va bene? Ciao, Saverio, ciao. Filippo! Filippo, fermati. Ti vuoi fermare? Ti vuoi fermare? Lo sai che mi ha insegnato? Che la vita è un attimo fuggente e che se non la chiappi al volo sei fregato. Guarda che se tu vai da quella donna, il fregato sei te! Ascensore! Filippo, io ti voglio dire una cosa che io e mia moglie non abbiamo mai detto a nessuno. Me la dici un'altra volta, eh? Abbiamo adottato un bambino, rumeno, trovato sotto un carro armato a Timisoara. E beh? Come beh? Come beh? Io ti sto parlando di un dramma, di una coppia che non può avere figli e tu invece l'abbandoni. Scusate. Eh? Ma va, va. Sotto un carro armato a Timisoara. Sì. Io che devo fare? Lasciarla. Ma non posso, mi sta aspettando, non so come dirglielo. Ci penso io. Non posso, ci devo parlare. Ci vado io, dammi l'indirizzo, qual è l'indirizzo? Dai. Via Monte d'Estaccio, 22. Via Monte d'Estaccio. Ma scusa, ma quello non era il nostro magazzino. Ma non avevi affittato la società? No. Ma hai affittato la società? No. Vai in camera, per favore, dai. Vattene in camera. Vai in camera. E tra due ore, vai! Tra due ore ti voglio trovare a casa, eh? Vai! Prepara le valigie. Ci parlo io con sta baldracca. Scusa? Sì? Che vai su Dalice? In un certo senso sì. Senti, me la fa una cortesia? Cioè? Gli porti sul ciuccio, che se vuole il bimbo al posto della papa, con questo è meglio. Ma a chi lo devo dare? Ad Alice. Alice, sì, sì, ok. Senti? Sì? Non ci siamo già visti in Kenya, noi? In Kenya? Ma sì, a Malindi, col gruppo di Ghino, Manfredi, Laria. Malindi, no. No, io organizzo viaggi sacri. Però a Malindi... Strano, perché sei spiccicato al cugino di Urbano, preciso proprio. Ma... cavolo. Permesso? Thank you.
da sti imbecilli. Pure il cuoricino pure. Dai. Scherzo in 10, prendo in 10. E ci ho ripensato. Va, tu ce li pensi e loro chiudono. Scusate. E tu chi sei? Vorrei parlarle un attimo, in separata sede, possibilmente non qui. Perché parla pure? Io non ho segreti. No, è che si tratta di Filippo, mio cognato. Filippo chi? Come Filippo chi? Filippo... Oddio! Il latte! Guarda che perdi 500.000. Che fai? Paghi o penitenze? Ma che sei matta? Penitenza! Ma di che Filippo stai parlando? Di Filippo parlo? Filippo dall'agenzia Urbi ed Orbi. Hai fatto pure la monaca con noi, non ti ricordi? A Phil? Phil, sì. Non sapevo nemmeno che fosse sposato. Sposato e con una figlia. Hai capito che tragedia dalle incalcolabili proporzioni hai combinato? Eh? E io che c'entro? Che volete da me? Che tu lo lasci solo, che tu lo lasci in pace, Filippo non esiste più, Filippo è morto, va bene? Bisogna porre fine a questa squallida relazione portatrice soltanto di catastrofe. Ma quale relazione? Quale catastrofe? È un amico come altri 300.000. Ali, che stai più niente da bere nel frigo? Ma che ne so, vi siete scolato tutto. Sì, ma sarete stati insieme, no? Eh? Avete avuto dei rapporti? Boh, sì, può essere. Ciao, Alice, ci vediamo presto. Ciao! Come ti chiami? Io mi chiamo Saverio. E sei il cognato? Io sono il cognato, l'amico e l'amministratore insieme a lui di questo locale che doveva essere adibito a magazzino, adesso è ridotto a... Ma ridotto a che? È casa mia! Casa tua? Dov'è il contratto? Non ce l'ho! Ah, me l'ha data Phil! Phil non ti può dare niente, lo sai perché? Per un motivo molto semplice. Perché Phil non è intestatario di niente, tutto appartiene alle nostre mogli, va bene? Ah, siete due pappa? Signorina, guardi che da quando nostro suocero ci ha messo in mano l'agenzia di viaggi, il fatturato lordo ci è aumentato in un anno del 32.7%, dico solo questo. Ma i coglioni. Vabbè, che fa? Esce o non esce dalla sua vita? Perché non basta che sparisce lui dalla mia? E poi perché ha mandato te e non è venuto lui? Perché lei l'ha ridotto a una larva, e fisicamente e psichicamente, va bene? Allora dica alla larva che se vuole che me ne vado, che me lo venga a dire lui. Eccoci qua. Senti, tanto qua con una come te era previsto. Dimmi quanto vuoi, su. Mierde ho. Dai, non scherziamo. Faccio io? Ti va bene sta cifra? Dovrebbe essere una cosa più che ragionevole, no? Eh? Dai, mangia, che sennò mamma si incazza con me. Senti, io di case come questa ne trovo 300 con gli amici che ho. Anzi, facciamo una cosa. Venite domani, vi do le chiavi. Vabbè, adesso, domani, 5 giorni, massimo 10, te li possiamo anche dare, anche perché avrai dei tempi tecnici per smantellare tutto st'armamentario, no? Mi basta domani mattina. Vieni alle 3. Attenzione! A chi interessa, ci sono 3 penitenze per Alice e Flavio. Alice, vieni? Che palle! Ci provi tu, eh? Come ci provo io? Mi tocca. Adesso vi chiamo. Scambiarsi i vestiti, tutti, comprese mutande. Tempo 30 secondi. Stronze. Eh no, latte sui calzoni, no. E che cazzo, una gabbia di matti sta casa, eh. Non avete voluto pagare, è il minimo. Nudi, 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 nudi. Questa me la pagate, eh. Ragazzi, vi do il via. Pronti? Via. Quale altra penitenza dobbiamo fare? Te lo dico subito. Culi nudi alla finestra per
30 secondi, dai! No, ma siete mai! Scusi, ma che veramente stanno quei culi di fuori? Ma che sono scemi? Bravi, bravi. E adesso? Vediamo che altra stronzata dobbiamo fare. Allora, baciare quello o quella che vi fa più schifo. Tempo minimo 15 secondi. Lei è sposato, vero? Io sì, perché? Con una donna con la lettera C? Sì. E c'è un figlio in arrivo? Potrebbe, sì. Perché? Che mi succede? Niente, niente. Certe cose io non le dico. Scusi, non mi metta pulci in orecchio, oggi sono ansioso per Cocco. Sì. L'hai sentita la terza penitenza? E che la devo fare io? No, purtroppo la devo fare io. Sei pronta? Che senso? Distruggilo, Alice! E adesso levati dalle palle. Vabbè, comunque, buonasera. Arrivederci, buonasera signora. Buonasera a tutti, arrivederci. Buonasera. Scusa, sì? Come ti chiami? Io, Saverio. Saverio, baci che fa schifo. Buonasera. Che ce fai di qua? Che ce fai? Stai parlando? Come l'ha presa? Male? Non gliene poteva fregare di meno. Non ci credo. Sai quanto tempo ci ha messo a capire chi Filippo eri? Più di mezz'ora. Tu pensa questa quanti Filippi ci hanno alla testa. Ma se ti chiamavi Mario, quando uscivo di qua? Quando? Domenica prossima uscivo. Non ci credo. Quando sono arrivato con la macchina, a me mi è sembrato che lei si fosse affacciata. Dimmi la verità, eh? N'era tutta pallida. Lo sai che hai visto? Un culo hai visto. Come un culo? Un culo. Il suo, se era triste o pallido non lo so, però era nudo, totale, così. Ma hai capito di chi cacchio ti eri innamorato te? Hai capito? Ma lei è fatta così, lei non lo fa apposta, lo fa per giocare, capisci? Vai a casa. Vai a casa da quella tua disgraziata che ti stanno aspettando, quelle due povere disgraziate che stanno da 8 ore là, vicino alla morte. Muoviti, per favore, se c'è un minimo di pietà, e levate st'anello. Ma questo è un regalo suo. Ma datte una pettinata, mettiti la cravatta. Sì. Namo, forza, per piacere. Guarda che ti seguo, ti controllo, eh. Forza! Pronto, Gigliola? Tutto fatto, te lo sto rimandando a casa. L'ho ucciso dei sensi di colpa. Senti, guarda, siccome gli ho dato molto dentro, tu ti dovresti fasciare i polsi, con un po' di sangue. Guarda che la ragazzina gli ho fatto bere la varecchina. Quindi che se facesse trovare un po' di d'olio postume, mi raccomando, ok? Buonanotte. Grazie di tutto. L'avresti fatto anche te per me, no? No, a te non ti sarebbe mai successo. Questo è vero. Fatti una bella dormita, va. Saveri? Sei un vero amico. Buonanotte.
Scusa. Scusa. Oh, amore mio. Amore mio. Com'è andata? Bene, bene. Tutto rientrato. Che tipo era? Ma niente, zero. Ma che era? Una donnetta proprio. Ringraziamo Dio, va? Certo. Valentina, poi svegliati, dai, che è tardi. Arrivo. Chi è? Saverio. E chi è Saverio? Sei te? E che ci fai tu qui a quest'ora? Ma detto te, devi venire alle tre, sono alle tre e un quarto. Vabbè, comunque, se dormivi passerò più tardi, eh. No, dai, entra. C'è un appuntamento. Vieni. Sì. Ciao, amore. Dormito bene? Hai fame? Senti, amore, dovresti preparare la tua roba, perché dobbiamo lasciare questa casa. Questo signore ci manda via. Devi tornare in clinica. E purtroppo dipende da me. Mia sorella è molto depressa, sono 2 anni che è così. Sì? Beh, cominciamo a levare le tende, va? Senti, ma tutta questa roba che fai? Viene un camion a prenderla. Ma sta bene solo qui. E dove me la metto? Ve la regalo. Ce la regali, ma noi abbiamo un arredamento un po' classico a casa. Non so se... Ti schiacceresti il play della segreteria? Sì, sì. Alisso, Bruno. Meno male che non ci stai, perché c'è una brutta notizia. Per quel 1.8 non ce la faccio manco per sabato a ridartelo. Comunque, se riesco a vendermi la moto, tra un paio di settimane la metà dovrebbe arrivare. Ciao. E quando li rivedo quelli? Sono una solita stupida. Ali, sono Katia. Per stasera tutto ok. Veniamo in 7 e ti porto anche una sorpresa. Ciao, amore. Sì, la trovo idea la sorpresa, altro che... Pronto, Alice? Sono io. Aumento l'ultima offerta. Allora, la 1 diventa una tipo. Il Rolex d'acciaio diventa d'oro. Resta fermo il nostro viaggio ad Acapulco, e quando vuoi tu. Ma insomma, ma che cosa vuoi di più da un uomo, eh? Decidi e fammi sapere, o al portatile o in ufficio, perché devo prenotare. Ciao. Alice, sono Giorgio. Purtroppo quella telegrafia mi è andata male. Hanno scelto una francese, per via della coproduzione. Ci hanno fatto una controfferta di 5 pose di merda. Li accettala, no? E io li ho mandati a cagare. Qua si tratta di salvaguardare la tua immagine. Comunque dai, stai tranquilla. Prima o poi capiterà anche l'occasione buona. Ci vediamo da te stasera, eh? Ciao, Stella. Vai a quel paese, te e quell'agenzia di merda. Siamo pronte fra mezz'ora. Sì, sì. Valentina, ti sei ricordata le medicine? Scusami, passi il telefono? Sì. Pronto, Chicca? Sì, sono io. Senti, io devo lasciare questa casa subito. Lo so, è un guaio. E poi ti spiego. Senti, io conterei su di te se ci potessi ospitare qualche giorno a mia Valentina. Ma figurati, tanto ormai sono sola. Lo stronzo se n'è andato. Pensa che compleanno di merda che passo. Ah, è tornato? Ma che hai capito? Se n'è andato per sempre sto porco, con la coatta di Viareggio. Vabbè, sono contenta per te. Ma che sei, ubriaca? Ma figurati, dai, un'altra soluzione la trovo. Ciao. Gli è tornato l'amico, cose che succedono. Capita, sì.
Pronto? Ciao, Alice. Nei guai. Senti, avrei bisogno di un tetto disperatamente. Ma no, la devo lasciare subito. Chi ti arriva a te? Quanti? Oh, Madonna. Non so, non me ne va bene una. Madonna. Scusa. E tutti oggi arrivano. E vabbè, a te domani, ma è la stessa cosa. Eh no, gliel'ho promesso. E poi è qui davanti che aspetta. Ha pure rotto la chitarra. Ma se appoggiano male non è colpa mia, eh. No, non è uno stronzo. Scusa, eh. No, ma che ne so, ha preso un impegno con la famiglia e lo deve rispettare. Ma che c'entra se c'ha le palle o no? Oh, non ce l'avrà. Va bene, dai, grazie lo stesso. Ciao, eh. Scusa, non ho capito, ma perché io non ci dovrei avere le palle? Perché? Ma mica l'ho detto io, scusa, l'ha detto lui. No, perché dico, ma uno con le palle che cosa dovrebbe fare, secondo voi? Vi dovrebbe lasciare qua in pianta stabile a te e a tua sorella? Non ho capito. E certo, a uno che ha le palle non gli viene neanche in mente di buttare due poveracce per strada. Vabbè, ma che gli racconto io alla famiglia? Che gli vado a raccontare? Tu immaginati di essere Filippo. Io? Mm-hmm. Mi lasci qui. Io ti ridò le chiavi. Cambio serratura. Cambio numero del telefono, perché io ho un amico alla SIA. E tu dici che io sono partita. Che ne so, Australia, Argentina. Mm? Tieni. Dai, tieni. Ma che mi fate fare, però? Dai, che mi fate fare? Ma qua finisce malissimo, finisce, dai. No, finisce benissimo. Posso portare su questa roba? Porta su. Se stasera non hai niente da fare, qua c'è una festicciola. Se ti va. Come una festicciola? Tu dovevi andare via di casa e facevi le feste. Che c'entra? L'avrei disdetta. Comunque, se vieni, mi fa piacere. Il sacramento del matrimonio è un patto che va sorretto con molta sorveglianza e disciplina. Se queste due virtù vengono a mancare, i coniugi hanno grave colpa, ma se le reinstaurano in tempo, hanno grande merito, perché è più difficile ravvedersi che perdersi, e il matrimonio dopo si rinsalda. Dopo la burrasca, godiamoci il sereno. Cin cin. Se oggi sereno non è, domani sere sarà. Se non sarà sereno, si rasserenerà. Sì, forse è il caso di portare papà a letto, è arrivata l'ora. Sì, grazie, Laura. Stamattina mi ha scambiato per l'idraulico. Vabbè, purtroppo, vabbè, non diciamo ste cose. E tu, Saverio, rispondere? Sì, sì, scusa, scusate un attimo, scusate. Buonanotte, papà, Buonanotte. Buonanotte. Pronto? Pronto, che c'è, Ivano? Chi? Ah, scusi, ho sbagliato. Prego. Ma va? Vabbè, mi toccherà venirci a me, che te devo dire? Ci vengo io, ci vengo io. 20 minuti e sono da te, d'accordo? Non ti preoccupare, ciao. Ciao. Filippo! Ma porco Giuda, porco! Scusi, monsignore. Finché Giuda. Ma perché? Che ho fatto? Ma c'è un itinerario BIM. Partenza da Ciampino, non gli avranno dato il charter. Io? E quando? Quando non ci stavi con la testa, papà. Chiara? Vabbè, vado subito. No, dov'hai? Dov'hai? Questa è la tua serata, la vostra festa. Ci andrò io, chi ci deve andare? Ci mancava pure questa. Monsignore, chiedo scusa. Non si preoccupi, figliuolo. Ma fare tardi? Amore, trovare un charter non è come trovare un taxi, comunque. Sai? Se vuoi. No, t'ho detto di no. Vado io, vado, no? Stai qua, stai. Grazie, Saverio. Figurati.
Sei sempre così squisito. Vabbè, arrivederci. A più tardi. Auguri, amore. Grazie. Siete stati proprio carini. E non è finita. C'è una sorpresa, che ti dedichiamo con tutto il cuore. Cioè? Dai, Muna! ونغني للمشتاق ونقول ابعد يا فراق حنغني للعشاق ونغني للمشتاق ونقول ابعد يا فراق ليلى 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 compleanno di Chicca. Ah, di Chicca? Auguri Chicca! Grazie, ma devo alzarmi molto presto per le prove domani. Non ti preoccupare. Grazie. E beata te che lavoro. Ciao. 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 Ti fa piacere che sei venuto? Ero libero stasera, allora pensavo di fare un saltino. Festeggiamo Chicca, una mia amica, il suo compleanno. Ieri il suo ragazzo l'ha mollato. Ah. Ma che fai tutto solo? Niente, stavo qua, guardavo, mi divertivo abbastanza. Senti, ti volevo dire una cosa, per curiosità. Io un'ora che sto qua. Tua sorella saranno già tre volte che va al bagno, entra sempre con la faccia. Ma che per caso si... Che? No, dico, non è che si drogano. Ma stai scherzando? Mia sorella è malata, non drogata. Se proprio lo vuoi sapere, si masturba. Che stai scherzando? È un modo come un altro per calmarsi. Ma uno per calmarsi prende una pillola, mica si fa una... Così fai tu, non lei. No, l'è venuto a me. Ali! Giurato. Sei proprio un gran porco. No, è che non ero convinto al 100%, allora spero. Sì. Eh? Sti cavoli. No, ma. No, ma che se. Ma, no, ma poi che si vede, c'è pure il lavandino, non si vede nemmeno niente. Scusate. Ma stasera ci viene così. Ciao, questa è casa di Alice. Non sono in casa, oppure non mi va di risponderti. Lasciami un messaggio e ti richiamerò. Ciao. Pronto, Alice? Sono Phil. Oddio, avevo un bisogno disperato di sentirti, Alice. C'ho una voglia di ascoltare la tua voce. Forse sei ancora lì. Eh? Non sei ancora andata via? Eh? Pronto, chi parla? Guardi signore, qua non c'è più nessuno perché stiamo ultimando un trasloco, eh? Come, per dove? Ma cosa ce ne importa lei? Comunque in provincia di Brescia. Come in provincia?
Come in provincia di Brescia? Sì, in provincia di Brescia, scusi un attimo. Zitti ragazzi che non ci si capisce niente, portate intanto giù quel divano, abbiate pazienza. Signora, guardi, la signora mi ha incaricato di portar via tutta sta roba e devo portar via comunque alla segreteria telefonica. Anzi, la devo portar via subito, scusi, la stacco, abbia pazienza. Arrivederci di nuovo, grazie. Stronzo. Provincia di Brescia. Chi c'è a Brescia? Brescia. Spegni la luce. Togliti il pigiama. È tardi. O vuoi che te lo tolga io? Non sto in forma, su. Oh, sveglia. Oddio, ma che è successo? Niente, sono 3:30, c'ho sonno e voglio andare a dormire. Mi gira tutto, mi gira. Madonna, ma che ho bevuto? E un altro po'. Anche voluto fare il bagno vestito. Io, ma perché stai in mutande sul letto tuo? Ma tu non ti ricordi proprio niente. Ma perché c'è qualcosa che mi devo ricordare? No, meglio di no. Dai, vai a casa. Sì, 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 subito. Sì, ma che abbiamo fatto? Niente. Niente, dai, forza, vestiti, che poi con tua moglie finisce come con quella di Filippo. No, 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 perché mia moglie sa benissimo che io stavo a Ciampino, quindi in teoria posso pure fattarti, non è che succede. Perché... Sì, ma in pratica? Sì. Te ne vai? Sì, 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 sì. Dai. Sì, ma che abbiamo fatto? Niente. Alice? Mi sa che ti voglio bene. Anch'io, anch'io. Sì? Allora, magari domani ti chiamo, così magari possiamo andarci insieme, eh? Che sì, dici? Sì, chiamami, sì, buonanotte. Ciao. Ciao, buonanotte, arrivederci, buonanotte. Valentina. Uè, Valentina. Dai, non dormire qui, andiamo su. Allora, senti, mi confermi la prenotazione per gli argentini dal 18 all'8. Scusa, no, dall'8 al 18. Piccolo lapsus. Grazie, un saluto a tua moglie, eh? Grazie, ciao, ciao, ciao. Che? Poi so io che non ci sto più con la testa. Perché che ho combinato? Ma non lo vedi? Tutti gli orari sballati. Ma che non lo sai che stiamo con l'ora legale? C'hai ragione, lo so. D'altro canto ho passato tutta la notte in bianco a Ciampino per colpa tua. Almeno hai risolto. Ho risolto sì, ho dovuto far venire un charter da Atene. Lo sai a cosa sono partiti? Alle 3:30. Lo sai a cosa sono andato a dormire io per colpa tua? Alle 6. Erano incazzati? Incazzati. C'è stato uno che... Vabbè, te risparmio il racconto, va. Vabbè, faccio correggere, va. Che c'è? Niente. Ti senti poco bene? Per favore, tutti a chiedere che c'ho. Per favore, sta zitto. Agostini? Correggimi gli orari, so con l'orario vecchio. Va bene, ci penso io. Adesso telefono subito alla compagnia. Scusate, qualcuno di voi c'ha un cachet? C'è un cachet? No. Ma da destra stamattina? 19, 20, 21, 22, 23. Filippo, quei prati che su Fatima? 6, 27, 28, 29. Basta con questi tranquillanti, tutti massacri il cervello. Lo vuoi capire, sì o no? Oh, mai sentito? Chiudi. Chiudi! Che c'è? Tu sai dov'è? Chi? Alice, tu lo sai dov'è e non me lo vuoi dire. Ma che sei scemo? Ma te lo giuro sulla cosa più cara al mondo che c'ho, ma me potesse prendere un colpo. Ma che so?
Poi, anche se lo sapessi, non te lo direi, va bene? Stai in provincia di Brescia. Eh? In provincia di Brescia. Chi te l'ha detto? Uno stronzo di traslocatore. Ieri sera ho telefonato. Hai telefonato? Non ce la facevo più, ho chiamato. Cretino! Mi ha risposto sto cafone che parlava come te quando fai l'imitazione di quel prete di Bergamo. Guarda. Guarda la Lombardia, che? La provincia di Brescia. Centinaia di paesi. Ma dove la trovo io? Dove la trovo? Tu non la devi più trovare, va bene? Dammela. Non ne devi più parlare, non ci devi più pensare. Sono stato chiaro? E non la devi più... No. Più guardare. Qua c'era il Papa una volta, rimetticelo. Chiaro? Oddio. Dio aiutami tu. Filippo. Scusa, per curiosità. Questa ragazza, come mi hai detto che si chiama? Annalisa. Alice. Senti un po', ma la prima volta che ci sei stata insieme è stata una cosa facile oppure difficile? Ma non mi hai detto che non ne devo più parlare! E non ne parliamo più, basta, zitto! Vabbè, non ti fa sentire zitto. Voglio stare da solo! Vabbè, ma che avrò detto? Ma sta zitto, ma che anche parlarne vuol dire ogni tanto liberarsi di un problema, Non mi interessa! Basta, zitto, ci sei stato cagliato! Non mi interessa, tutti lo devono sapere! Dai, su, vabbè, basta, scusa, zitto. La signorina Alice, per favore, il cognome purtroppo non lo so. Alice sta in sala di doppiaggio, giù in fondo alle scale, seconda destra. Ok, grazie. No, dai, piano, no, dai che mi fai male, sì, no, più piano, dai, no, dai, dai, no, dai, mi fai male. No, dai, scusa, sembro una mucca. Che ci fai lì? Vieni dentro. Facciamo un attimo di pausa? Vabbè, un momento solo però, io mi vado a prendere il caffè. Io intanto faccio una telefonata, Ciao. Ciao. Ma che tipo di lavoro è questo, Doppio le zoccole. Zoccole? Mi chiamano solo per doppiare le zoccole. È la mia specialità. Sì. Due palle, guarda, non ne posso più. Senti, mi sa che sono arrivato un po' in anticipo, Sì. Io ne ho ancora per mezz'oretta. Ma non è quello il problema. Qual è? È che stasera non posso. Oh, no. E mi è capitato un appuntamento di lavoro così all'improvviso. Per me può essere importante. Ma di sera? Era una cena di lavoro. Che c'è di strano? Porca miseria, avevo provato una cosa carina al ristorante messicano. E ci andiamo un'altra volta? Ma non è facile, perché mi ero combinato tutto quanto bene con la famiglia, capito? Non era facile. Poi dove vado vestito così? Dove vado? Non mi dispiace, ma il lavoro è il lavoro. No, certo. Ma pensi di fare molto tardi? Perché, che ne so, al limite... Ci si potrebbe vedere, non so, dopo cena, quando... Che ne so che ora faccio. Certo. Alice, riprendiamo, se no finiamo domani mattina. Senti, ma è un po' serio quello che esce con te, sì? Oh, mio Dio, dai, non ne voglio parlare, per scaramanzia. Sì, okay. E poi, scusa, dai, devo lavorare. Sì, no, certo. Senti, ti dispiace se resto un attimo a guardare quello che fai, Se ti diverte. Ok. Ti dispiace guardare da fuori? Da lì dove eri prima? Okay. Grazie. Vabbè, arrivederci, buonasera. Buonasera. Allora, arriviamo dall'entrata del negro. Ok. Ciao. Scendi, stronza. Non me lo dici! Sei proprio una poveraccia da 2 lire. Ma mi rimani di dosso, ma per chi mi hai preso? Per tua moglie!
Oh, tu, Davide, non hai capito proprio niente. Mi pare sempre quella povera gattona che sei. Ce faccio, meno male che c'ero, eh? E che hai risolto? L'ho risolto, gli ho preso il numero dalla targa. Roma 03112A, grigio metallizzata. T'ha fatto male, eh? Non fa così, dai. Si sa, la vita è fatta anche di sti stronzi. Ma guarda te, dopodomani avevo il servizio fotografico, pure quello mi ha fatto perdere. Ho messo un po' di ghiaccio qua. Guarda un po' se te si sgonfia un po', Guarda un po'. Aia! Ma perché ti ha menato? Perché non gliel'ho data, va bene? Vabbè, adesso non mi veni a dire che una donna si mena così. Stasera gli avrei data, chissà in passato quello che... Ma chi sei? Ma che vuoi? Ma chi ti conosce? Ma che ci fai nella mia vita? Ma scusa, pensavo che dopo quello che c'era stato tra me e te... Ma che c'è stato? Come che c'è stato? Altra notte, no? Ma va. Perché non c'è stato? Qualcosa ci sarà stato, no? Vabbè, comunque se stasera uscivi con me, tutto questo non ti succedeva. Perché te cosa volevi da me? Non volevi la stessa cosa? Di che non è vero? Non è vero. È vero. Dai, non è vero. È vero. Sì, è vero. Però no, a quei livelli, più... Te per me sei anche peggio. Lo sai perché? Perché sei un grandissimo ipocrita. Io? Sì. Dai, avanti. Vediamo. Ma stai a scherzare, sta di sul serio? Fai freddo. Ti do un minuto di tempo. Lo faccio per te, non per me. Dai, avanti. Ma c'è tua sorella? Non c'è, è in clinica. Eh? Sta in clinica. Vabbè, è improponibile una cosa del genere, così in 448, dai, su. Ma che ti stai a fare? No, che mi sto a fare? Niente, no, mi sei inceppata la lampo e... E perché mi sei sgranata? Dai. Eh? Eh? Vieni. Là? Sì, dai, vieni. No, è che mi sei sgranato qualche dente de... Posso dirti una cosa? Sì. Io vado solo con quelli che mi piacciono. Questo lo capisci, no? Sì, ho capito. Ho capito che non ti piaccio.
Senti, però ti è mai successo che magari uno che non ti piaceva, poi dagli e ridaglia col tempo, alla fine ti è piaciuto? Non me lo ricordo. Però tutto può essere. Senti, se ti chiedo una cosa, me la faresti? E che ti devo fare? No, mica... No, ti ricordi quello che faceva il doppiaggio? I Mugolì. Me li registreresti? Ma dai, a quest'ora. Dai, ti prego, per scherzo, così. C'ho sonno. Ti prego, dai. Così per scherzo, perché erano carini. Dai. Dai, sì. No, dai, fammeli meglio, dai. Dai, li puoi far meglio. Senti, se ci riesci, ci puoi infilare pure dentro il nome mio, eh? Vabbè, come ti chiami, dai? Come mi chiamo? Saverio. Ah, già. Dai. Saverio, no, Dio, cosa mi fai? Sì, dai, Saverio. No, mi fai male, dai. Sì, dai, dai. Oh, Saverio, sì, dai, dai. Tieni, così ti senti quando ti pare. Grazie. Buonanotte. Ecco qua. Allora, carta d'imbarco, biglietto andata e ritorno. Mettilo via. Non avrei mai creduto di doverci andare da sola a prendere nostro figlio. Lo so, adesso non mi mette anche dei complessi di colpa, dai. Là se sa la burocrazia in quei paesi quello che è, ce lo possono dare tra 5 giorni, 15 giorni, 45 giorni. Mm-hmm. E chi ci resta in agenzia? Chi ci resta? Io non mi fido di lasciarci Filippo, non ci stacco la testa. Qua l'unico con la testa sulle spalle sono io. E tu lo sai. Saverio. Dimmi. Ma dimmi la verità. Ma tu sei contento di prendere questo bambino? Ma perché facciamo ancora in tempo? Ormai no. Vabbè, allora che mo chiedi a fare? Sono contento, sì, so. Vedrai che questa cosa ci unirà sempre di più. Lo so. Sempre. Lo so. Ciao, amore mio. Ciao. Fai buon viaggio, eh? Sì, grazie. E chiama. Sì. Eh? Ad Maiora. Ciao. Ma che sì, voglio? Ma fa vedere, no? Oh, Saverio, sì, dai. Grazie, Saverio. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dottor Saverio, buongiorno. Sì. È venuto Monsignor Rocca Bandini e di là dal dottor Filippo, la stanno aspettando. Reggi un po' un attimo. Quando è arrivato? 20 minuti fa. Senti, questo nastrino nel cassetto della mia scrivania, sì, chiuso a chiave. Mi raccomando, eh? Va bene. Agenzia Urbe Torbi, buongiorno. Sì, onorevole, sì. È confermato domattina alle 9:15 da Fiumicino. Sì. Prego, onorevole, buongiorno. Monsignore carissimo, come va? Bene, figliolo. Sempre un piacere vederla. Anche mio. Ma che, ha riattaccato? Non mi rompere i coglioni. Prego? No, dicevo a Saverio di certe prenotazioni su dei vagoni. Monsignore è venuto qui per una cosa piuttosto interessante. Molto interessante. Cioè? Pare che ci sia una monaca, santa, no? Alt. Attenzione alle parole. Monaca sì, santa ce ne vuole. Siamo piuttosto ancora nell'ambito, diciamo, di una suggestione collettiva. Sì, monsignore, però mi sembra che delle guarigioni siano effettivamente avvenute. Ah, questo sì, e sono appunto all'esame della commissione pontificia. Però, in attesa di un responso ufficiale,
che potrei già definire positivo, io sarei dell'opinione di avvantaggiarci nel promuovere i fenomeni e la località, che del resto anche turisticamente presenta grandi attrattive. Ma va? Guarda, sì. Un'isoletta in mezzo al lago, 13 chiesette nel verde. Ma monsignore, a questo punto che cosa ci consiglia di fare? Che facciate per prima cosa un sopralluogo. Giochiamo d'anticipo. Ma volendo uno ci potrebbe anche passare la notte, no? Ma notte di che? Una giornata vai e vieni. Sì, certo, no, ma io pensavo di poter fare le cose con più calma, con più tranquillità. C'è già una piccola attrezzatura alberghiera, una specie di locanda. No, lo sai perché, Filippo, che mi era venuto in mente? Che, essendo partita mia moglie, io domani potevo già fare un sopralluogo. Già, possiamo andarci domani mattina insieme, sì. Magnifico. Bene. Però, poi qui chi ci rimane? E infatti, te lo dico, Ti dispiace andarci da solo? Mi faceva più piacere andarci con te, vabbè. Comunque io una volata la faccio e... Sì, sì, così ce ne rendiamo conto e vediamo. Poi domani sera mi dici... Sì, sì, tutto quanto. Ma non sarà una cazzata questa monaca? Ma che sei pazza? Ma pare che la casistica sia molto più di Lourdes, sai? Poi questa sembra che sia favolosa per le cose mentali. Per le malattie mentali dice che è eccezionale. Poi certo, quello che conta è anche la fede. Se tu c'hai la fede... Io non lo so se ce l'ho la fede. Vabbè, è importante che c'ho io. Io ce l'ho. Te l'avevo detto che costava di più, tu non mi dai mai retta. Oh no, you absolutely can't miss Venice and Florence and about your salvation and in your trip. Scusate un attimo. Senti, ma tu perché ti preoccupi tanto per Valentina? Perché? Perché... Perché sono affezionata a te e anche a lei. Numero 24! Noi che numero siamo? Noi? 30. Oddio, mi tremano le gambe. Non ti preoccupare, dai, poi dopo andiamo in albergo, ti distendi, ti fai una bella doccia. In albergo, eh? Perché mi guardi così? Mi sa che comincio a capire perché ti dai tanto da fare. Senti, perché non vai a cercare Valentina che adesso ci chiamano? Dai.
Valentina! Valentina! Dai che tocca a noi! Avanti il 30! Ecco! Dai Alice, tocca a noi! È un momento! Dai su, eccoci! Amore, se non te la senti andiamo via, va bene? Alice, adesso che vai da Ray e racconti tutte le cose nervose, cerca di saltarla quella cosa del bagno, dai. Eh? Ma che salto? Quella è la numero uno. Vabbè, non mi sembra il caso, dai, di andargli a raccontare. Pare brutto. Vabbè, spiegagli tutto, senti, questo è il numerino. Fagli un quadro preciso, ma se puoi saltala, dai. No. Vabbè. Buongiorno madre, io ho una sorella che ha dei gravi disturbi nervosi. Io intanto vado a fare un'offerta. Tu aspetta che intanto ti chiama adesso, eh? Va bene. Volevo fare un'offerta personale per la... Metalla. Grazie. Senta, io sono dall'agenzia di viaggi Urbi ed Orbi. Se poi lei è così gentile da farmi avere un colloquio con la Santa Madre... Va bene. Grazie. E spero che lei la può aiutare lo stesso. La chiamo. Valentina. Ti può aiutare. Com'è andata? Terribile. Ma perché? Che ti ha detto? Ma niente. C'ha un fiato tremendo. Meno male che è un odore di santità. Vabbè, ma si sa che i santi e le sante stanno sempre a digiuno, no? Mm. Non scherzare su ste cose, dai, non ride. Dai, che pare brutto. Oh. E certo, brutto figlio di... Giù le mani! Batte. Ma che... Batte la provincia da Brescia! Ma hai capito? Ma che gente a Brescia? Vieni qua che ti spacco la testa, sacco di merda! Filippo! T'ammazzo! Filippo! Infame lurido, vieni qua! Ma insomma, che succede? Saverio! Filippo! Siete degli stronzi! Siete due stronzi! Vieni, Valentina, vieni, andiamo a casa. Giuro che stavolta ne strappo l'occhi! Sei un uomo orrido, sei! Guarda che stiamo in chiesa, ti ricordo che stiamo in chiesa! Sì, la risposta è sti cazzi! Sì, sti cazzi? Allora guarda, Che fai? Che fai con quel candelabro? Che fai? Otto, no, prima in fronte, poi sui denti! Fermate che mi vuoi ammazzare! Non me la so, il fiorato del campo dei fiori. Grazie. Guarda, qui ci stanno altri fiori. Non te l'ho portati io. Te l'ha portato un altro fioraio. Che strano, non devo aver sentito il campanello. Vabbè, lasciamoli qui. Mi dai l'altro biglietto, per favore? Che è? Ah, senti, scusa. Ho c'è soldi su. Magari la prossima volta, eh? Vabbè, non ti preoccupare. Tanto l'ultima mancia ho più da 2 anni fa. Dovessi campare che mancia. Sette messaggi. E che è successo? Alice, Alice, ci sei? Sono Phil. Senti, mai mi sarei immaginato di riavvicinarmi a te in queste condizioni.
L'una e mezza di notte, non mi sono ancora calmato. Ti chiedo perdono per quello che ho fatto oggi, Alice, ma è che quando ho sentito quel nastro con te, con quel Giuda schifoso, ho perso la testa. Ma come hai fatto ad andare a letto con lui? E a registrarlo? Alice, l'ha plagiato. Come ha plagiato me? Perché quello non è un uomo, quello è un essere satanico. Io lo odio. E ti odio. Sono sempre io. Scusa, dimentica la fine del messaggio precedente. Non ti odio. Odio solo lui. A te ti amo. Pronto, Alice? Sono Saverio. È 1:42 e... Vabbè, forse stai dormendo. Io invece niente, non riesco a dormire. Vabbè, comunque, quando domani ti sveglierai e sentirai questo messaggio, avrai già ricevuto i miei fiori. Se hai notato, sono rose e gigli, cioè l'amore e l'innocenza. Perché io sono innocente! La colpa è di quel folle, di quel pazzo pericoloso, di quella bestia! Comunque adesso quello che bisogna fare guarda, è stare possibile lontano, ti prego. Idiots, perché è pericoloso friend. Non solo agli altri, ma anche a se stesso. Ti prego, chiamami, prego. Chiamami, ciao. Pronto, Alice? Senti, sono le 4:05. Io sono pieno come nuovo di tranquillanti, di ansiolitici, di sonniferi. Guarda, mi scoppia la testa, sto malissimo. Sto al limite dell'intossicazione. Ti prego, chiamami. Se mi chiami sto meglio, guarda. Io sto soffrendo come un cane, non mi puoi capire. Telefonami. Telefonami, guarda, non c'è problema, anche senza i due squilli. Chi se ne frega, rispondo io. Mi giuri che mi chiami, eh? Me lo giuri. Grazie, scusa, eh. Scusa ancora. Ciao, ciao. Ah, grazie. Signorina, dell'acqua minerale non gassata, per favore, eh? Grazie. Invitato anche a te stasera? Perché hai invitato pure te? E che te credevi che te lasciavo il campo libero? Guarda che io sono rientrato massicciamente. Ma vai a cagare, vai. È inutile che provochi, sai. Io non sono venuto qui per litigare, bensì per trattare. Trattare che cosa? Uno di noi è di troppo. Tu? Allora non ci siamo capiti. Volevo dire che così non si combina niente, né io né te. Guarda stasera, andiamo tutte e due là, che facciamo? Che combiniamo? Niente, eh? Finisce come sull'isola, anzi peggio. E non solo stasera, ma tutte le volte. E allora? E allora un giorno per uno. Ho capito, spiegate meglio. Da Alice, uno ci va i giorni pari e uno ci va i giorni dispari. Senza romperci le scatole, chiaro? E le domeniche festivi? Con le famiglie, tranquilli. Anzi, patto di mutua assistenza, con giustificazioni, alibi, coperture. Guarda che non ci sono alternative, sai. E chi comincia? Testo croce. Croce. Ma che cazzo, guarda, ma che cazzo, guarda dentro. Mi hai schizzato tutto. Guarda dentro, che te frega, guarda dentro. Che guardo, stai in un litro di sugo, che guardo. E fa la scarpetta, dai. Guarda dietro ai piselli. Non c'è niente. Dai, dai. Non ci sa! E guarda sotto lo spezzatino, guarda. Non ci sa, dai. Guarda bene, leva tutto quel sugo. Non dai. Non eccola lì, eccola lì, eccola lì. Eccola, che cos'è? Croce. No, no, guarda bene. Croce. Croce? Croce. Croce, va bene. Thank you.
Oh. Guarda che a Gigliolo ho detto che io sto a cena all'Hilton con... Gli operatori turistici. Coreani. Coreani. Buona serata. Fanculo. Marzia, dai. Ti prego, non fare così. Calmati. C'avevo pure la spirale, c'avevo. Ma quando te ne sei accorta? Lunedì, quando ho fatto le analisi. Ma tuo marito lo sa? Ma che sei matta, quello mi ammazza. Ma che non sai che la spirale è una doppata, pure mia madre c'è rimasta fregata. Senti, figli, abbiamo un problema. Marzia deve abortire. Abbiamo fatto una colletta, ma ci mancano 300.000 lire. Ce le hai? Sì, no, per avercele ce l'ho. Io sarei un po' contrario all'aborto, come principio, capisci? È pur sempre un delitto e... Sei contro anche l'adulterio? No, ma che c'entra? Dai, pianta, non fare il tirchio. No, guarda, non è questione di tirchieria. Assicuro, io ti do tutto quello che ho. Ecco, prendile tutte, che sono 500. Alice, scusami, ma quando se ne vanno? Ma non lo so, non c'è solo il problema di Marzia. Sono pieni di cavoli fino alla testa. Perché ti ricordi ieri sera noi avevamo detto che saremmo andati a cena insieme da soli e te? Facciamo domani, va bene? Ok. No, non posso domani. Ma so terribili, so. Ma perché scuote la testa, scusi? Mi regge la mano, scuote la testa. Mi guarda le carte, scuote la testa. Ma che mi succede? Qualcosa di grave? Eh? È una situazione sentimentale molto complessa. Mm. Io vedo ambiguità, dualismo, alternanza. Quest'altro uomo, poi, c'è e non c'è. Ma quando c'è, che fa? Vediamo subito. Ma che è, sesso? No. Ma siamo sicuri, perché se ne è sesso questo? In questa posizione significa fine. Morte. La sua? No. Ma che è la mia? Forse... forse è l'amore che morirà. Vabbè, signora, ma sto mondo tutto finisce, tutto muore. Mi dia piuttosto un consiglio, un parere. Ma che devo fare? Perché io sto malissimo, sto soffrendo come un cane. Non ti fidare di quest'uomo. Perché lui non si fida di te. Ci avrei giurato. Sei altro. Senti, Ali. Vuoi che intanto prendo la macchina, così aspetta, la porto qua davanti a Roulotte, così magari non fai il tragitto poi da là. Te la porto qua davanti? Ali, c'è la capatina. Vabbè, io te la porto qua davanti comunque la macchina, eh? Così non ti stanchi. Ok? Seduta a me. Oh! Valentina? Mabri? Valentina? Ma che sei scema sei? Oh! Apri! Prendi le chiavi dal cruscotto! Valentina! Apri! Ma che sei matta? Ma ci sono 50 gradi lì dentro, apri! Ma che vuoi, morire soffocata? Oh! Alice! Alice! Vieni un attimo qua, c'è Valentina che non vuole aprire! Apri, cretina!
Sei chiusa dentro, questa sta finendo in canna, ci sono 50 gradi, non può aprire! Valentina! Valentina, per favore! Apri! Valentina! Ma fai qualcosa, cazzo! Vabbè, portiamo all'ombra, Valentina! Dai! Chi mi dà una mano? Ma quale mano? Spacca il vetro, no? Ma è intestata a mia moglie la macchina, non ma è che... Ma vaffanculo! Che fai col sasso? Oh, piano! Piano! Valentina! Andiamo subito al pronto soccorso, dai! Valentina! Mannaggia! Giocano a fare gli sposini, imbecilli. Il mio agente ha voluto che rinnovassi tutto il buco. Vuole fare una promozione a tappeto. Adesso facciamo delle buste e le spediamo in tutta Europa, anche a Los Angeles. Grazie. Che ne dici? Ti piacciono? Ma mi stai a sentire? Che c'è? Che pensi? Quei giorni tremendi che ho passato lontano da te per colpa di quel Giuda schifoso. Mi mancava l'aria. Allora prendevo la macchina, andavo, non sapevo neanche dove. Poi però l'ho trovato il posto. Andavo sempre lì. Dove? Sulla Cristoforo Colombo. Dalle mignotte? No, che dalle mignotte? No, no. Una sera passando, no, con la macchina, a un certo punto vedo un grandissimo cartellone luminoso. Troppo andavo pure fuori strada. C'era un mare azzurro, al centro una sirena. E sopra c'era tutta una scritta... L'Alice dei tuoi sogni. E che Alice era? Salsa piccante. Mangiato Alice per una settimana. Una sete... Ma sai che sei carina questa sera? Davvero? Mm-hmm. Senti, ma che è sto rumore? Che sarà un gatto, sarà. Ma altro che gatto, questo è un ippopotamo. Vabbè, quello che è. Non ti distrarre. Non è successo niente, non è successo niente, pago tutto io, pago io. Domani ti faccio rimettere a posto tutto. Fermi! Ma io ti stacco la testa! Ma siete maschi! Stilo che siete bestie! Questo è il giorno mio, lurido, schifoso. Rispetta i patti, hai capito? Allora sappi che fiscale per fiscale è mezzanotte e 7 minuti, quindi è martedì. È martedì di chi è il giorno martedì? Di chi è? Mio! Ma non di fregnacci! Io ti stacco la testa! Fermi! Zitti! Porca miseria! Adesso voglio sapere che cos'è il giorno mio e il giorno tuo! Allora sappi che il signorino un giorno mi ha convocato in un fast food e mi ha detto trattiamo. Non ho mai detto trattiamo, mai! L'hai detto, la frase precisa è stata: sono venuto qui per trattare. Un giorno a me, un giorno a te. Di che non è vero? Ho detto trattiamo, vabbè, ho detto trattiamo. Lui ha accettato. Ha fatto testa e croce. Che schifo. Ma che sono una multiproprietà? Ma non vi vergognate. Vabbè, non mi sembrava neanche così grave. Ma era come dire, vinca il migliore. Ma che c'è un migliore? E io che sono? Il premio? Allora facciamola più semplice e meno offensiva per me. Io alla multiproprietà preferisco il condominio. Spogliatevi e mettetevi a letto. Io vengo subito.
Ma che ho, fantre? La mucchiata? Io veramente lo facevo da solo. Se non arrivavi te a rompere le palle. Ti chiedo scusa. Sì, scusa. Lascia! Ma le mutande te le sei levate? Io le mutande non le porto mai. Ma macchina agenzia? D'estate mai, me segano. Filippo, senti, scusa, ti dispiace se io mi metto a destra perché a destra mi riesce meglio? In due? Guarda che in tre cambia tutto. Ah, giusto. Senti, secondo te lei dove si metterà? Senti, lasciamolo decidere a lei, va bene? Giusto. Ecco. Anche perché poi lei ste cose le sa, quindi... E poi noi ne parliamo, eh? Vabbè, ma non mi mette psicologicamente già... Mettete a letto, preparate. Sì. Sei sta a fare la doccia? Sei sta a fare la doccia? E che ne so? Non sarà uno scherzo. O te ne accorgi? Oh, se non te la senti? Io me la sento. Vabbè, di che? Vabbè. Se non te la senti te? No, io me la sento. Mi metti in mezzo? Allora? Lo volete fare insieme o uno alla volta? Si potrebbe spegnere la luce che forse ci viene meglio, eh? Se si può, eh? Oh! Guarda che è la spalla mia quella. Ah, scusa, no, è che col buio sentivo la pelle liscia e... Ma il buio l'avete voluto voi? Ma se volete possiamo riaccendere. No, non riaccendiamo, tanto... Aspettate che mi metto meglio. Orologio, Filippo. Eh? Orologio, mi ha graffiato il collo. Scusa un momento, che, scusa. Ma di chi è sto calzettone? Ah, scusate, che me lo so dimenticato di togliermelo prima di... Vabbè, allora scusa, no. Scusate, è che col peso purtroppo si è rotta una gamba e... Scusate. Sapete che vi dico? Andate al diavolo tutte e due, mi avete stufato. Buonanotte, eh. Scusa, ma... Uno di noi è di troppo. Sì, solo che bisogna vedere chi. Bene. Ciao. Ciao, amore, bentornata. Lucia, saluta papà. Grazie, papà, che mi ha dato famiglia. Viva Italia. Papà, sei matto con tutto quello che hanno passato. Giusto, no, scusa. Lucia, vedrai che papà adesso ti compra un altro regalo. Grazie. Prego, amore. Come si chiama? Mircea. Vabbè, chiamiamolo Marcello, che è Mircea. Si chiama Mircea, non ti piace? Oh. Mircea o lui? No, lui. È carinissimo. Qua ti ho messo le mutandine e le magliette. Qui ti ci metto le camicette, ecco. E domani andiamo con papà a comprare altre cose. No, domani no, perché c'ho una riunione importante con i coreani. Vabbè, ci andiamo dopo domani. Dopo domani? Anche dopo domani è una giornata un po' è intensissima, quindi te lo dovrei confermare, sì. Vabbè, ho capito. Ci andiamo io e te, eh? Adesso mamma va a disfare le sue valigie e tu intanto fai conoscenza con papà. Va bene? Ciao. Parlaci. Sì. Schillaci, agi di tuo paese.
Aggi. Schillaci. Insieme schillaci. Vabbè, ma che sei una mummia sei? Che andiamo? Andiamo a vedere un po' di Roma, dal terrazzo, che forse ti piace, va. Andiamo, dai. Questa Roma, tua nuova città. Ti piace Roma? Piacere Roma? Cupola, guarda cupola, cupola sinagoga, castelli, cupola ancora, Palazzo Farnese, Giannicolo con Fontanone e poi cupolone, cupolone San Pietro. Ti misoara cupole? No. No cupole? No. E vabbè, che puoi fare? Grazie papà che mi ha dato famiglia. E beh, che figurate. E poi... Saverio? Di... Sì? Puoi venire un momento? Perché, che c'è? Vieni, vieni, ti aspetto in camera mia. Sì, andiamo da mamma. Perché, che succede? No, il bicchiere... Il bicchiere! Ha cominciato la marcia su Roma? Ma che Roma? Questo è il terremoto di Messina. Ma se penso che sei diventato pure padre, mi viene il vomito! Il vomito mi viene! Ma che cazzo d'urli? Ma che sei scema? Sei un verme! Riprenditi i tuoi stracci! Tutto, tutto il condominio, dai! Sì, tutti dai, lo dai. Devono sapere, tutti! Non ti fare vedere più neanche di picco! Hai capito? Ma che turli, che turli! Zitta, dai, 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 ci sentono tutti, dai, per favore! Adesso ti prepara il bagaglio! Guarda come si fa il bagaglio! Non urla, dai! Urlo quando mi pare e piace, hai capito? Sta calma! Brutto schifoso, verme! Ti odio! Dai, il phon, mettilo in una sacca... Te lo do io, il phon! Ti spacco la testa, hai capito? Zitta, dai, dai, per favore, per favore! Ma che mi guardi? E vattene. Torna a te, mi soara, torna. Per un pericoglione. Chi è? Un amico? Come dice Machiavelli, in amore e in guerra tutto è permesso. Dai, alzati su, ho sistemato tutto io, ho parlato con tua moglie, l'aspetta. Certo, non sarà più come prima, Saverio, ormai la fiducia l'ha perduta, le libere uscite saranno molto più ridotte. Senti un po', ma perché non te vai a fare un bel viaggio, eh? Te porti pure quel ragazzino. Ma lo sai che è carino quel ragazzino, t'assomiglia pure. Col tempo potresti pure dire che è tuo, tanto chi se ne accorge. Non fa che chiedere di te, Saverio. Dov'è papà? Grazie, nuova famiglia, buono papà. Certo che hai preso un grosso impegno, Saverio. Molto più serio che se fosse figlio tuo. Hai finito? Sì. Sai qual è la differenza tra me e te? Che io a te t'ho convinto a tornare a casa. Tu con me ci puoi stare nei secoli dei secoli. Filippo, tu nei miei confronti hai commesso una delle azioni più infamanti, più orripilanti, più orride, più schifose che essere umano possa architettare. Con quale risultato, poi? Che io sto qua, libero, tranquillo e sereno. Tu invece sei incastrato nella famiglia. Comunque sta tranquillo che non ti faccio spiate, non ti faccio niente, non ti faccio ripicchi. Non esistono più giorni pari e giorni dispari, non ci stanno più domeniche né festivi. Tutti i giorni sono uguali. Hai detto che uno dei due vale troppo? Quello è troppo sei te. Levati dai palle e fammi dormire. La luce. E adesso basta! Non voglio vedere più traccia di te! Sei una merda! Tu sei sporco dentro, sei! Sei un maiale! Ti odio! Dio, che sia maledetto il giorno che t'ho incontrato! Lui!
Amore, i costumi da bagno e la racchetta. E anche le palle, così non ce le rompi più. Beh, questo è il modo di parlare, eh? Certo che sei proprio coglione. Ma che bisogno c'era di svegliarla alle 3 di notte per dirgli che c'è ancora quella? Tutti ci hanno l'amante, ma mica lo vanno a dire in giro. Senti, Chiara, quando sarai grande capirai che quello che sto facendo... È una gran cazzata, colossale. Senti, io ti proibisco di parlarmi in questo modo. Te e tua madre... Date a cagare, andate. Ah, signora, mi faccia la cortesia, mi metta una tavola sotto il materasso, perché dormo sul duro. Va bene, signore. Tenga, queste sono per lei. Grazie, signore. Prego. Ma che anche te stai qua? Guarda la miseria. Buongiorno, Agostini. Scusi, buongiorno, dottore, è anche lei. Che è? Questa è sua e questa è sua. Che è? Legga. Che significa esonerati dagli incarichi? Ci hanno cacciato. Ma cacciato chi? La direzione. La direzione? Oh, qui la direzione siamo noi. Sì, però purtroppo la proprietà è delle vostre signore. Ma non diciamo fregnacce, perché se io e lui ce ne andiamo, qua la baracca crolla in pieno, tu lo sai, no? Sì, ma da questa mattina la signora Caterina e la signora Giuliola hanno già preso i vostri posti. Vada a vedere. Come hanno preso i nostri posti? Ma che stanno scherzando? Io che devo fare? Stai zitto, te. Ah, sì. Sì, capisco il problema. Scusa, dottor Fabiano. Sì? Mi controllate, per favore, la partenza per Lisbona? Ecco, grazie. Ma queste stanno a lavorare, stanno dietro alla scrivania col telefono in mano. Ma questo è un ricatto. Io ci vado a parlare con questa stronza. No. Diplomazia. Per carità, non mi mettete nei guai. È tanto imbarazzante la mia situazione. E poi oggi non è giornata, proprio non è aria. Questi sono i vostri oggetti personali. Mettetevi un po' nei miei panni, voi. Ma come ti permetti di parlarci con questo tono? Fino all'altro giorno mangiavi pane e riso, mangiavi. T'abbiamo raccolto sull'albero che coglievi ai ghiande, coglievi. Costaria da duscetto da 4 soldi. Andiamo. Mi verrebbe voglia di tirargli una valigia. Non devi dare soddisfazione. Mo' andiamo a parlare con l'avvocato. Mo' fa il caporione sto pezzente da adulire. Ho parlato col padrone? Beh? Ha detto che mi fa mettere un lettino qua e ci fa 45.000 lire in due. Ma, buono. Ma cappuccino compreso? Sì. Senti, gli hai detto degli scarafaggi? Sì, gli ho detto. Che t'ha detto? Ma dice che sono compresi al prezzo. Puro spiritoso fa. Non ti preoccupare, su, dai. Qualche modo aggiustiamo. Io devo ancora vendere la macchina. Filippo. Che vuoi? Ti devo dire una cosa. Ha telefonato? Ma chi? Ti devo parlare di una cosa riservata. Chiudi la porta. Siedete un attimo. Io ti voglio dire una cosa che t'ho mai detto e che forse nemmeno ti immagini. Io qua Alice non ci sono mai stato. Come? Mai. E allora il nastro, vedi? Ma l'ha inciso come al doppiaggio. Se proprio lo vuoi sapere, è stato quasi un atto di carità. Una cosa penosa. Mi sono ridotto così per che cosa? Per niente. Almeno te. Ma io che? L'unica volta che c'è stato per riuscire sei crollato in testa. Fanculo, va. Ma stai a scherzare? Giuro. Beh, vabbè, ma allora sei impazzo. Ma lasci di volta la famiglia per una che manco te. E allora te? Sapere, comunque io non vivo senza di lei. A me mi ha preso da testa, non so. Che lo dici? Sai che mi ha detto a me? Che mi vuole bene, però fisicamente non la tiro. Hai capito? La stessa cosa che dice a me. Pure a te. Comunque, voglio dire, ci sarà una speranza, che Cristo. Ma questa deve pure crollare sotto st'assedio, oppure no? Ma deve crollare, sì, porco Giuda, crolla il colosso de Rodi, non crolla questa. E andiamo su. Poi, sai che te dico? Che uno dei noi due ci deve riuscire. Sì. Assolutamente. Sì. Guarda, sai che ti arriva a dì? Che se ci riesci te sono pure più contento. Anch'io se ci riesci te. No, io sono più contento se ci riesci te, ma qualcuno ci deve riuscire. Quanto c'hai? Quanto c'hai in tasca? Guarda un po'. Vediamo un po'. Sono 61.000 lire. Dammi 30. Tiè. Aporto pizzeria.
Ma non ti bastano, su, dai. Me mangerò un crostino, carici. 10. Ok. Meglio. Senti, devo servire a destra da Sip? No, c'ho il gettone. Dammi, avanza semmai. Infatti. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. In clinica non me la tengono più. Dicono che dopo un anno deve cambiare ambiente. Non migliora, non mangia più. Non so più che cosa fare, dove la metto. E poi un periodo mi va tutto storto. Anche il lavoro. Non mi piace quello che faccio. Non succede mai niente, niente. Conosco tanta gente. Sono piena di amici. È sempre come se non ci fosse nessuno. Eppure io non sono nessuno. Qualcosa sarò io, no? Sì, tu sì. Alice? Ti prego, non risponde, dai. Ma può essere il lavoro. Ma non rispondi. Pronto? Ciao, Filippo. No, porco Giuda, porco. Vuole parlare con te? Vabbè. Guarda, t'avverto che se è uno scherzo, mi incazzo. Ma quando è morto? Ma davvero è morto? E ci dobbiamo andare, sì, almeno per i parenti. Vabbè, ci vediamo lì. Lo stai a scherzare? No, ciao. Sì. Ciao, ciao. Morto mio suocero. Mi dispiace. Figura da me. Dai, corri. Adesso però mi scoccia lasciarti così, quello starti vicino. Mi è già passata. Stasera vado a prendere mia sorella e domani andiamo al mare. Ci fa bene a tutte e due. Alice, scusa, ma lo leveresti perché non mi posso presentare davanti alla Salma con sto orecchino? Non un po' se ci riesce a levarmi. Recem eterna dona e domine, et flux perpetua luce a Dei, requescat in pace. Amen. Recem eterna dona e domine, et flux perpetua luce a Dei. Mio papà! Domine exaudi voce mea. De profundis clamavi a te, Domine. Domine exaudi voce mea. Recem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luce a Dei, requiescat in pace. Amen. Pater, che dici, ci avrà lasciato qualche cosa? Avvegnat regno tu, dia voluntas sua sicut in cielo ed in terra. Vallo a baciare. Non me va. Io l'ho baciato. Mentre nos inducas in tentazione, se ti liberano. Recem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luce a Dei, requiescat in pace. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere mundi. Non l'hai baciato. Era gelato. Qui tollis peccata mundi, miserere. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Ti potevi levare ste mesce, no? No. Valentina, vado a fare una telefonata. Magari mi va in porto quel lavoro in Argentina e ti porto con me. Forse lì starai meglio, eh? Aspettami qui, ok? Thank you.
puoi fare un telex. Ma sono 2 mesi che non lavoro, mi sono rotta le palle. Ma una risposta ce la dovranno pure dare, no? Scusa, ti richiamo. Filippo, ma ti sembra una cosa normale sta festa? Ma è come un rito primitivo, non so, la danza della morte, quelle cose che fanno nel Borneo. Sì, solo che qua stiamo a Roma, capito? Io ti dico la verità, io la capisco sempre meno. Ma no, invece la devi capire. Lo fa per stordirsi, ma non lo vedi com'è disperata? È rimasta sola. Ma perché sola? Perché... Perché sola? Perché non ama nessuno, hai capito? È una grandissima egoista travestita da altruista. Ama solo se stessa, Filippo. Sai? E se fosse pazza come la sorella? Ci ho pensato pure a questo, ti dico la verità, ci ho pensato, però... Non mi tornano i conti. No. Secondo me invece sai com'è? Sai com'è? No. Secondo me a livello sessuale proprio che non funziona. Ci deve avere qualcosa? Per me è una mezza frigida. Forse è lesbica. Ma è pure mezza lesbica, sicuro. Ci deve avere proprio un blocco. Un blocco ce l'ha, dai. Almeno con noi ce l'ha. Mortacci tua. L'hai presa? Tiè. Ammazza, che era un gatto. Filì, io te lo dico chiaro e tondo, io sono arrivato proprio alla frutta ormai. E che io no, io non ce la faccio più. Chi è? Chi è? Avanti! Ciao. 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 Vi ho portato i cornetti. Ah, grazie. Mamma mia, che eccesso di pensione. Dai un bacetto a papà. Qua la crema? Ah, sono 300.000. Li ho rubati alla mamma e lei si è incazzata con la Filippina. No, grazie tesoro, non c'è più bisogno. Stasera papà ritorna a casa. T'ha dato buca? No, è una scelta. Una scelta? E lui? Io uguale. Ma ci riprenderanno? Ma sì, ma non hai visto il capezzale come ti guardava quando gli hai sorriso? Pure la mia, la conosco, dai. Vai. Vabbè, questi me li catturo io. Ci rivediamo dopo a casa, allora. Ma che gli dai? 300.000 euro gli dai? Dai, oramai. Ma sono 3 piotte. Per favore, Saverio. Ma... Questo sarà... Oh, sei il proprietario, digli che lo paghiamo stasera e lasciamo la camera ai 6. Pronto. Oh, Alice. Ciao. Oh. No, figurati, siamo svegli da un pezzo. No, no, dimmi. Ma quando, adesso? Sì, vabbè, insomma, 10 minuti, il tempo ad arrivare, eh?
Ok, d'accordo. Ci vediamo dopo, ciao, ciao. Beh? Ha detto che ci vuole vedere. Insieme? È così, ha detto. Dove sta Chiara? Chiara è andata via. Corri, fatti ridare le 300.000 lire, svelto, non la manda via. 300 sacchi, ti ha regalato. Sbriga! Chiara! Scendi, Chiara! Scendi giù! Oh, Chiara, riportasi i sordi. Oh, siccome ha detto insieme, stavolta se può fare l'amore in tre, che famo? Oh, famo? Oh, niente inibizioni e niente blocchi come l'altra volta. Giuro che sono preparato, giuro. Sono chiuso. E spigni, apri, no? Si è aperto. Alice, ci sei? Starà su. Va a vedere. Guarda un po'. Alice? Beh? Non ci stanno più i vestiti. Senti un po' la segreteria. Filippo, Saverio, sono all'aeroporto e sto per partire. Non ho salutato nessuno, ma voi due siete speciali. Perché oltre che due cari amici, siete anche padroni di questa casa, dove sono stata tanto bene. Ve la riconsegno. Forse vi dispiace che vada via, ma ora che non c'è più Valentina, ho bisogno di provare a cambiare la mia vita. Una di quelle buste con le mie fotografie è arrivata nelle mani di qualcuno che pare abbia detto: questa qui c'ha la faccia sputata di Dolores de Cordera. Sarebbe una specie di eroina della rivoluzione messicana. 120 puntate di 1 ora e 10. E se va bene fanno pure il seguito. Io ci provo. Oh, vi devo lasciare. Stanno chiamando il volo. Non mi dimenticate, pensatemi un pochino. Ciao, ciao, ciao. E vabbè. Così ci ha risolto tutti i problemi, no? Saverio? Ma senza stiamo meglio? A me già mi manca l'aria. A me mi manca tutto. Mi comprerò 100 scatole di quelle Alici. Filippo? Ma tutta sta roba qua, che facciamo? Ce la portiamo via? Che facciamo? La lasciamo così. Hai visto mai che un giorno dovesse tornare? Giusto. Andiamo a casa, su. Forse ce la farai.
forse ce l'ha, forse ce l'ha, forse ce l'ha.